a tutti ragazzi, Pedro di Sunner Village, ed eccoci qua su un nuovo video Ranked. Visto che abbiamo fatto la live con l'X-Ray, andiamo a fare un altro team in Ranked. Il team che proviamo oggi è un Lunadon che mi è stato proposto dal buon Baldellone, che ringrazio non solo per il continuo supporto al canale, ma anche perché nel gruppo di Telegram, esclusivo vi ricordo a chi supporta il canale, tiriamo fuori queste cose. E il Baldellone ha tirato fuori questo team che mi ha colpito subito. Allora, abbiamo Beedrill, naturalmente, come potete vedere dalla miniatura, ma anche perché se no non avrebbe senso usarlo, è mega. Abbiamo poi Lunala, Groudon, Tornadus, Incineroar che ha Assault Vest, Tornadus con il Flanium Z e Lilligant con il Sash. Lilligant che andrà ad abusare del sole messo da Groudon per andare a fare un sacco di roba. Mi raccomando, lasciate un bel like, come al solito qua sotto nei commenti dite la vostra sul team, quindi come può essere migliorabile secondo voi. È un team molto molto particolare ed è proprio per quello che l'ho giocato, e soprattutto perché Mega Beedrill è mostruoso. Andiamo a fare i nostri tre match e vediamo che esce fuori. Allora, andiamo contro Incineroar, Xerneas, Bulu, Kyogre, Lando e Salamence. Allora ragazzi, io non ho mai giocato questo team, non l'ho fatto io, quindi sicuramente prenderemo più pizze del forno a legna il sabato sera, però cerchiamo di fare comunque qualcosa di buono. Allora, Kyogre, Groudon, scusatemi, non è max speed, anzi, tutt'altro. Però comunque mette il sole per Lilligant, va a sovrapporsi al meteo di Kyogre, può essere un'ottima cosa. Abbiamo Beedrill qua che fa male a Xerneas, praticamente lo shotta di Poison Jab con Adaptability. Inoltre abbiamo Lunala con la Z, con Trick Room naturalmente per andare ad aiutare Groudon, con White Guard. Io non ho manco visto le mosse, raga, figuriamoci questo è il livello. Tornadus qua non ci può servire tantissimo secondo me, anche se in realtà davanti a Xerneas con Incineroar per andarlo a tauntare ci potrebbe essere utile. Però abbiamo anche Groudon che ha fra l'altro Tornadus Roleplay per andare a copiare l'abilità del bersaglio, quindi possiamo farla su Groudon per rimettere il sole. Allora, banalmente qua potremmo andare con Groudon Lilligant, perché sono molto curioso di provarla questa cosa. Poi andiamo a portarci dietro Beedrill, perché ci può servire per Bulu e per Xerneas. E poi ci possiamo andare a portare Tornadus Incineroar, perché ci serve un Intimidate, ma ci serve anche la Z, quindi no, portiamo Lunala. Io, raga, non so come andrà questa cosa, ve lo dico, quindi prendete un po' per il team per quello che è, diciamo. Allora, Groudon e Lilligant. Groudon si va subito a prendere una doppia Intimidate, ma noi ce l'abbiamo anche con Eruzione, quindi questa cosa qua ci può decisamente aiutare. Qui andremo a prendere sicuramente il Fake Out su Groudon e poi Salamence che metterà la Tailwind, quindi andrei a fare Eruzione perché secondo me riusciamo a fare un danno decente, e andiamo a fare Sleep Powder su Salamence perché magari lui va a fare Fake Out su Groudon. No, lo fa su Lilligant giustamente, invece di mettere Tailwind può andare di Upper Voice, invece va di Tailwind e si becca l'eruzione in faccia, che comunque un bel dannetto lo fa. Lilligant ha 312 di speed, quindi sicuramente outspeeda Incineroar, non penso outspeederà Salamence, quindi facciamo attenzione a questa cosa. Possiamo andare di Protect, magari switchare Lunala. Potremmo switchare Lunala, altrimenti riprovare a fare Air Power. Potremmo fare Air Power su Incineroar per tentare di shottarlo, perché noi il Sash l'abbiamo perso qua. E magari saccare Lilligant per provare a mettere poi qualcos'altro. Lui va di Flamethrower su Lilligant e di U-Turn. Allora, vediamo che cosa entra. Entrerà probabilmente Kyogre nella slot di Groud, di Incineroar, infatti così è, ma si prende in faccia un Air Power che comunque bene non gli fa. Adesso possiamo mettere Lunala, ma noi siamo a meno 2 di attacco, quindi questa cosa potrebbe effettivamente non aiutarci più di tanto. Allora, forse avremmo dovuto portare Tornadus, ma niente è perduto. Andiamo a fare il Power su Kyogre, oppure possiamo fare Protect e andiamo a fare la Z su Kyogre, ad esempio. Entra Incineroar, quindi andiamo a meno 3 di attacco con Groudon, questa cosa è allucinante. Ha fatto tuono su Lunala, non becca il par e si becca la Z, Kyogre. Vediamo se muore. Muore Kyogre, molto bene, perfetto. Adesso ci possiamo permettere di andare a fare qualcosa, perché lui metterà Xerneas esattamente, quindi andrà a fare Fake Out Geomancy. Andrà a fare Fake Out Geomancy e noi andiamo a fare Eruzione più Trick Room. Perché? Eruzione comunque fa male. Lui va di Snarl, ma noi mettiamo Trick Room in modo da essere più veloci.
ne ha fare l'eruzione che non fa niente naturalmente. Adesso però noi possiamo andare banalmente di Precipice anche a meno 3, perché comunque il danno è quello che è, più Psyshock su Xerneas che protegge. Sono curioso di vedere il danno su Incineroar, doppio miss di Snarl, mamma mia. Incineroar non va giù, va in range di Bacca, ci sta. Allora adesso penso che sia il momento giusto di andare a mettere Beedrill, perché così riprendiamo il bonus con Groudon dell'attacco. Andiamo a fare Psyshock su Xerneas. Lui va di Snarl, giustamente. Psyshock va su Xerneas, il danno è veramente poca roba. Va di Psychic, bene. Groudon, vai. Adesso noi possiamo fare Precipice più Wildguard per evitare un altro Snarl che andrebbe a killare Lunala. Esattamente. Vediamo Xerneas che non ha protetto perché avrà fatto probabilmente Moonblast. Vediamo, ha fatto Psychic di nuovo. Abbiamo un turno di Trick Room che Xerneas sicuramente proteggerà, farà Protect più Tailwind con Salamence, probabilmente, non lo so questo, però noi andiamo a fare comunque Precipice, andiamo a fare Psyshock, perché sto coso sarà sicuramente quella di... Andiamo a fare Psyshock, Salamence protegge, Xerneas protegge, giustamente, non aveva senso rischiare la kill. Allora, poi sicuramente il buon Baldellone mi dirà dove ho sbagliato. Secondo lui, magari per molti di voi lo sbaglio più grande è stato giocare questo team. E vi capisco, ha perfettamente senso. Facciamo Wildguard, lui va di Psychic, killa Groudon e poi killa anche Lunala. GG, andiamo a farci il secondo match. Allora, Jumpluff, vedo un Jumpluff. Abbiamo Groudon, Yveltal, Fini, Bronzong, Jumpluff e Manectric. Allora, anche qua abbiamo un Bronzong che chiama Trick Room. Abbiamo un Fini che ci dà molto molto fastidio, ma noi possiamo andare a fare Groudon Lilligant di nuovo. Attenzione a Jumpluff. Qua anche Beedrill potrebbe non starci malissimo. Portiamo Lunala per Bronzong, decisamente. E ci portiamo dietro Groudon, perché Groudon ce lo dobbiamo portare, specialmente se lui decide di mettere Trick Room con Bronzong. Ci sta assolutamente portare un Groudon con una difesa molto bassa. Andiamo di Fini Yveltal, attenzione qui perché Beedrill può fare veramente i danni. Andiamo a fare Fake Out su Yveltal. Mega. Allora. Ok, perfetto. Praticamente questa mossa aumenta l'attacco di più 3 se questa mossa uccide il bersaglio. Noi però ci accontentiamo di andare a fare Poison Jab su Fini. Ah, mi ha detto Baldellone che sto coso shotta Xerneas. Voglio vedere quanto danno fa a Fini, che comunque è molto molto bulky e muore. Non è possibile. Di cosa cazzo stiamo parlando? Ok, bene. Allora, Fini è morto. Andiamo a fare. Oh mio Dio. Allora, ok. Facciamo Flare Blitz su Yveltal e U-turn su Groudon. Andiamoci un attimo a riposizionare. Mettiamo Lunala, lui va di Tailwind, Precipice, missa su Incineroar, molto bene questa cosa. Flare Blitz su Yveltal, lo scrocia in due. E adesso andiamo a fare di nuovo Flare Blitz più Wildguard, perché lui potrebbe fare Snarl, Precipice. E se fa una Z buio per killarmi Lunala, io comunque metto il Wildguard che va a proteggere Incineroar. E va a killare Yveltal. Quindi ci portiamo comunque in vantaggio, perché lui va di Precipice. Noi abbiamo il Wildguard, esattamente. Yveltal va giù. Quindi lui adesso rimane con Groudon, che abbiamo anche noi, che mi terrei in realtà, perché adesso rimane un turno di Tailwind. E Manectric, perfetto. Allora, sto coso è tipo super bulky, ma io non so se regge Precipice. Non mi fido, non mi fido assolutamente. Visto che siamo messi così, ragazzi, io metterei Beedrill. Farei Protect con Groudon in modo da farci uccidere Beedrill e... mo' vo' dico a parole mie, eh. Da farci uccidere Beedrill e di rimettere Incineroar per riciclarci l'Intimidate e il Fake Out su Groudon, in modo da poter fare Fake Out più Precipice, andare a killare almeno Manectric. Manectric gli entra la doppia Protect, bene.
Però noi facciamo fake out su Groudon, ti prego, e missiamo le spade. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Mi sta dicendo una sfiga, ma mi sta dicendo una cazzo di iella questi giorni con questo cazzo di battle spot, di showdown, di merda, che è una cosa che non ci si crede, non ci si crede, raga. Misso qualsiasi cosa, misso Origin Pulse, misso le spade, misso tutto, tutto quanto misso. Bene, GG, vaffanculo, che cazzo dobbiamo fare? Niente. Va bene, G3. Ok, Serdon, standard. Ma che cazzo ci gioco a fare ancora a Pokémon? So che molti di voi se lo staranno chiedendo, però che dovete fare? Decoccio. Incineroar, Beedrill. Beedrill lo possiamo anche mettere dopo se dovesse setappare. Facciamo Incineroar Lunala, Beedrill e Groudon. Porca troia, regà, quella partita l'avevamo vinta. Cioè, che palle, sempre così, sempre così, sempre, ve lo giuro. C'è stato un giorno, ho giocato Kyogre, non avessi mai fatto ogni partita su Showdown, missavo Origin Pulse, missavo Origin Pulse tutte le cazzo di volte. Vabbè. Questo Lunala dovrebbe reggere la peculiare. Facciamo Trick Room. Snarl, missa. Ma tanto prima mo missa lui e prima missa te, sto cazzo, perché è molto diversa come cosa. Mi può entrare con qualcuno su Xerneas? Sì. Facciamolo fuori Xerneas prima che ci rompe il cazzo ancora di più. Che poi non muore, lo burniamo, perfetto. A meno uno non lo tireremo mai giù. Meno male che c'è il burn. Perfetto, possiamo stallarla questa cosa. Andiamo a fare U-turn più Groudon. Mettiamo Lunala poi dall'altra parte. Di Snarl, vai U-turn, entriamo di nuovo con Lunala. Xerneas va di Dazzlinglim, adesso dovrebbe morire di burn, non muore perché naturalmente con il suo ultimo attimo di rottura di cazzo deve starmi a rompere i coglioni a me. Vabbè, facciamo Wildguard più Precipice perché tanto questo è un Incineroar Specs, probabilmente che si è alloccato su Snarl, invece no, entra Salamence. Missiamo spade su Xerneas perché giustamente che non te lo fai fare un danno. Meno male che abbiamo fatto Wildguard. Perfetto, Xerneas va giù. Adesso rientrerà in Incineroar a rompere il cazzo a noi. Giustamente, quindi dobbiamo togliere Groudon. Dobbiamo andare a fare Psyshock su Salamence. Andare a rimettere in Incineroar. Bene, entra in Incineroar. Fake out. Andrà su Groudon. Invece è andato di Snarl perché giustamente ci stava. Adesso mette il subino con Salamence. Che cazzo gli racconto io? Incineroar devo mettere per forza Groudon. Quindi andiamo a fare Precipice più Flare Blitz su Salamence. Entra Groudon che si prende le spade in faccia. Perché ha messo Groudon? Ah, perché tanto misso, c'ha ragione, ha fatto bene a mettere Groudon, guardate, eh. Ok, no, l'abbiamo hittato, non muore. Il nostro Groudon però è più lento. Quindi dobbiamo fare... che cazzo dobbiamo fare? Non dobbiamo fare niente perché tanto Salamence va a fare il cazzo che vuole. Groudon protegge. Qui andrà a fare Double Edge sicuramente su Groudon. Invece va il doppio setup. Burn, ti prego. No. Burn, no. Groudon non muore, ma tanto il Groudon nostro è più lento, missa. Adesso Precipice nostra hitta, quindi rientrerà in Incineroar. Noi mettiamo Beedrill che andrà anche a meno 1, perché non è più veloce di Salamence, perché Salamence a 189 sta a più 2 di speed, noi abbiamo 129. Questo è il Beedrill base, grazie a Dio. Facciamo Mega Evoluzione e facciamo... Che cazzo devo fare? Devo fare Protect, Protect, perché qua se no qualsiasi cosa fai non va bene.
visto che c'è il fake out di Insigne, non sappiamo dove lo fa, giustamente lo fa su Bidrill, lui rimette il sostituto, giusto, ha perfettamente senso. Presi Pais, dobbiamo provare la doppia Protect, ragazzi, dobbiamo provare la doppia Protect, fare Poison Jab, abbiamo perso, perché tanto abbiamo perso, quindi abbiamo perso tutti e tre i match, perché non conosco il team, perché il secondo match mi hanno sculato a merda, quindi ho rosicato e quindi niente, lasciate un like, fatemi sapere cosa cambiereste nel team, io già so cosa cambiare perché il Baldellone me l'ha detto, quindi se vi va facciamo un altro ranked con questo team però con le modifiche e niente raga, ho rosicato perché sono iellato, bella per voi, ciao.